But I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors are beautiful like a abituati, ma è un piccolo momento in miniatura, è un uomo in miniatura.
ma questo lo si può vedere soprattutto nell'affresco della cripta della cattedrale di Otranto. Ma anche lì, eh. Ecco, adesso andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Allora andiamo a vedere proprio questo particolare. Perché questo? Un uomo in miniatura, non un bambino, non un infante, in quanto Gesù Cristo è figlio di Maria, ma Maria è figlia di suo figlio. Quindi questo è il messaggio. Figlia di suo figlio. Dovete ritenervi fortunati mettendolo nella vostra agendina, perché questo trappeto dei Protonobilissimo ufficialmente non è stato ancora inaugurato, quindi siete i primi turisti che visitano il trappeto dei Protonobilissimo. È un trappeto del 1602. La particolarità di questo trappeto, voi potete vedere sia la grossa macchina al centro, poi abbiamo costruito i torchi alla genovese, alla veneziana, ma la particolarità è qualcosa di insignificante se non c'è qualcuno che vi dice: guardate questo particolare. Voi, ripeto, potete guardare tutti gli ambienti, però su questa parete qua, questa è oggetto di studio da parte dell'Università di Lecce, del professore Polacco. Allora, sono rappresentate delle scene, probabilmente perché adesso sono in fase di studio, della battaglia di Otranto, della presa di Otranto da parte dei turchi. Il castello, il trappeto è del 1602, noi sappiamo benissimo che la presa di Otranto è del 1480, allora probabilmente o sarà stata una tradizione orale che si tramandava di padre in figlio, per cui le persone che lavoravano qua dentro ci stavano almeno 6 mesi, entravano nel periodo di ottobre e uscivano dopo 6 mesi, cioè la luce non la vedevano proprio, perché
sapete, le olive, l'olio per quel tempo era l'oro della nostra terra, per cui il padrone, il proprietario, per paura che anche una minima goccia di olio uscisse dal trappello di sua proprietà, costringeva le persone a stare qua dentro per interi mesi e venivano alloggiati in un ambiente là vicino, quindi potete immaginare le condizioni di vita di queste persone. A partire dal 1400 in poi ha subito dei continui rimaneggiamenti. Come vi faceva vedere Clara all'interno del museo, c'era quel plastico che riproduce il borgo, no? Quindi all'inizio c'era il classico castello col ponte levatoio, con le mura, fino al 1622 c'era il fossato che difendeva tutto il borgo. Poi quando sono venuti meno tutti i caratteri difensivi, chiaramente il fossato è stato riempito, le mura sono state abbattute, il castello praticamente si è trasformato in palazzo signorina. Poi per esempio per quanto riguarda queste pile, qua c'è un piccolo mistero che non siamo riusciti ancora a svelare. Allora queste, da dove erano calate? Non si riesce a capire. Allora probabilmente erano calate direttamente sul posto. Questo era originariamente un silos messapico, cioè praticamente i messapi contenevano delle derrate alimentari oppure olio, dipende da come la, diciamo, la superficie. Se una superficie ben lievitata contenevano olio, se invece una superficie non lavorata contenevano olio.